grande rapporto di interscambio economico, commerciale tra Cile e Italia, che nasce dal fatto che i nostri sistemi economici sono complementari, dalla collaborazione fra tante nostre aziende. Noi intendiamo accrescere questa collaborazione, di questo abbiamo parlato con il Presidente Boric, nel modo in cui accrescere questa collaborazione al piano economico su settori tradizionali ma anche su settori avanzati, quelli a cui la domanda moderna nuova pone di fronte agli Stati. È una intenzione di accrescere così la collaborazione fra i nostri paesi in maniera davvero molto ampia. Molto contenta di essere tornata qui a Varsavia a pochi mesi dalla mia precedente visita. La Polonia è l'unica nazione europea che ho visitato due volte dall'inizio del mio mandato e credo che questo basti a raccontare il tenore, il valore, la profondità delle nostre relazioni bilaterali. Come diceva Primo Ministro Morawiecki, nella quasi totalità o nella totalità delle questioni che ci troviamo ad affrontare a livello di Consiglio europeo ci basta davvero uno sguardo per sapere che la nostra posizione sarà una posizione condivisa su tante materie che oggi ci coinvolgono in un tempo di crisi nel quale dobbiamo riuscire ad essere all'altezza della storia che ci sta chiamando. Chiaramente partendo dal tema dell'Ucraina, sul quale sapete che la posizione italiana e la posizione polacca sono sostanzialmente identiche. Si parla durante i consigli europei, a volte giusto scambiamo un'occhiata e ci capiamo che abbiamo l'intesa comune dell'Europa. Per esempio i legami transatlantici è un qualcosa così importante per la sicurezza, per il futuro d'Europa e sono molto contento che l'Italia, guidata dal Presidente del Consiglio Giorgio Meloni, praticamente sono sulla stessa frequenza che la Polonia per quanto riguarda il futuro dei legami transatlantici. Fra un po' a Vilnius avremo il vertice della NATO dove sia l'Italia che la Polonia hanno una posizione molto simile se non addirittura identica per dare all'Ucraina le garanzie di sicurezza più forti possibili. Sappiamo che essere passivi nei confronti dell'Ucraina sarebbe una cosa pericolosissima.